sommato meritato il risultato di parità 1-1 alla fine. Il Bologna, nonostante fosse imbottito di centrocampisti, di fatto ha rinunciato a ragionare e l'Arezzo non ha così avuto problemi ad interrompere le trame del gioco rossoblu, se così si possono chiamare. Vedete una prima iniziativa di Marronaro che costringe Orsi ad una bella parata e ancora il Bologna gioca in avanti soprattutto con l'apporto di Marocchino che costringe Gozzoli a questa difficile deviazione. Mentre l'Arezzo tenta in qualche modo di arrivare vicino a Zinetti, ci prova Mangoni, ma Quaggiotti in questa occasione respinge in angolo. Ancora il Bologna in avanti e Nicolini che con questo tiro colpisce la spalla di Gozzoli, giocatore dell'Arezzo. Pochi minuti dopo ci sarà una occasione in area dell'Arezzo con la palla colpita con la mano da un difensore. L'arbitro ungaro non ha però assegnato il calcio di rigore al Bologna. Non siamo purtroppo in grado di mostrarvi quelle immagini, mentre avete visto un'altra iniziativa condotta da Marocchino con Pradella. Nella ripresa Marocchino resta negli spogliatoi sostituito da Marocchi, vedete, avete visto il giocatore in azione. Il Bologna però al secondo minuto raggiunge il gol, c'è un bel tiro di Sorbi direttamente su calcio di punizione ed è l'1-0. Nonostante tutto quindi il Bologna riesce a conquistare il vantaggio, esultano i giocatori rossoblu, ma pochi minuti dopo ci sarà il pareggio, c'è questo errore di Ottoni che costringe Luppi al fallo sul giocatore dell'Arezzo, un primo calcio di punizione che l'arbitro fa ripetere per un'errata posizione della barriera. Muraro tira il secondo calcio di punizione, la palla deviata dalla barriera entra in gol, Zinetti non ha potuto farci nulla ed è stato il pareggio. Insiste ancora l'Arezzo con Muraro, vedete entrare in area, a superare Luppi, tirare e Quaggiotto aiuta Zinetti a districarsi da questa situazione. C'è un'iniziativa anche del Bologna, vedete questo cross di Nicolini che giunge a Marocchi si destreggia ma Tei non lo lascia tirare. Nell'occasione Tei ha colpito ancora una volta la palla con la mano. Ancora una iniziativa del Bologna, la palla adesso è a Gazzaneo che è entrato nella ripresa, ora è Limido che crossa al centro, Pradella, Marronaro riesce a mettere la palla in gol ma alza troppo la gamba in direzione del viso di Orsi e giustamente l'arbitro ungaro annulla questa rete. La partita finisce quindi sull'1-1, il pubblico è largamente insoddisfatto, c'è purtroppo un lancio di monetine contro l'arbitro ungaro e contro anche alcuni giocatori del Bologna che non hanno soddisfatto oggi le attese degli spettatori. Brutto spettacolo in campo e sugli spalti.